stop alla cassa integrazione in Sicilia. Per i lavoratori dell'isola non c'è più un soldo. La conferma a tutti i timori sindacali viene dall'INPS di Palermo, che si occupa dell'erogazione del sussidio. Dal 1 luglio è bloccato ogni pagamento, sia della cassa integrazione ordinaria che straordinaria o in deroga. La partita dei lavoratori della ex Fiat di Termini Imerese non è ancora chiusa. Parola di Maurizio Landini. Il segretario nazionale della FIUM CGIL a Palermo ha preso parte anche al sit-in degli esclusi da ogni cassa integrazione, poi ha fatto tappa a Corleone. Mentre non c'è più un euro per i lavoratori, a Roma si firma l'accordo per la prosecuzione dopo il 1 luglio delle attività della GESIP. I precari del comune di Palermo potranno tornare al lavoro a giorni. Resta in carcere Faustino Giacchetto, il RAS della pubblicità, accusato di aver messo in piedi un sistema di corruttele utilizzando i soldi dell'ente formazione regionale CIAPI e aver gestito le gare dei grandi eventi della regione siciliana. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha respinto la richiesta di scarcerazione. Materiali inadeguati, evasione IVA per 8 milioni e mancato controllo. Inchiesta della Guardia di Finanza sugli appalti per la realizzazione del porticciolo di Marina di Ragusa. Denunciato il responsabile unico del procedimento e l'impresa appaltatrice. Patto di legalità tra la Camera di Commercio di Palermo e gli ordini professionali di notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, ingegneri e architetti. Il documento è stato firmato davanti al procuratore Francesco Messineo, con il quale si avvia così una collaborazione istituzionale a tutela proprio della legalità. Presentata al Palazzo Arcivescovile di Palermo la 389esima edizione del Festino di Santa Rosalia, patrona della città. Quest'anno la festa sarà nel segno dei bambini e del futuro. La kermesse notturna costerà 485.000 euro. Il fulcro sarà, come sempre, la sfilata nella notte fra il 14 e il 15 luglio a Palermo. 10 spazi pubblici e 9 privati dove presentare la produzione creativa dell'Accademia di Belle Arti, inaugurata Invasioni 2013, Accademia in Mostra, progetto espositivo con il quale, a conclusione dell'anno accademico, l'istituzione si presenta alla città attraverso le opere di 75 allievi. L'esposizione durerà fino al 21 luglio. Per gli approfondimenti, i video e le altre notizie www.blogsicilia.it.